Speriamo che sia una bella giornata. Da quel che abbiamo visto per adesso sembra molto variegata di cose, e quindi ci divertiremo sicuramente. Abbiamo pensato di tornare anche perché io amo particolarmente il legno, quindi qua c'è di tutto e di più, bellissimo. Prima volta alla Fiera di Sant'Orso, sono più un'affezionata della Veià. Che dire, sempre bellissimo vedere gli artigiani, vedere come raccontano loro stessi attraverso le loro opere, attraverso anche quello che un pezzo di legno li può ispirare, le storie che raccontano, è la parte che mi piace di più. Buonasera a tutti, come sempre molto emozionante, già tantissima gente dal mattino presto. Ciao a tutti e buona fiera, divertitevi, ciao! Vediamo se possiamo fare una gita qua alla Fiera di Sant'Orso, perché ci piace incontrare le persone che vediamo di solito durante l'estate, e adesso le vediamo anche d'inverno, basta. Se vi dico di dove sono, dicono che sono matta. Venire giù a questa stagione qui. E su per i bricchi! Una bella fiera, poi millenaria. Ciao! Lavori che sono fantastici. Perché è dopo. Sì. È la prima volta. Benissimo. Bene, magari è la prima di un album. Tanto noi siamo qua da un sacco di tempo, quindi perfetto. Continueremo. Complimenti agli artigiani. Grande, grande, 4-5, mitica. È il secondo anno che vengo in fiera, sono tornata a rivisitarla, davvero sempre più bella. La stella 30, okay. Diciamo. Ma invece per quello che mi riguarda loro sono eccezionali, sono per, mamma, mi dispiace tanto che c'è una signora proprio lì di fronte che non ha un cappuccio, ha tutto coprire tutto, fare i fiori bellissimi, no, ma sono tutte quante eccezionali. Gli amici qui intorno, ci vediamo una volta all'anno, ma è una festa, sono contentissimo. Sono. Ma vedo che tra l'altro sono sempre più bravi anche loro, perché all'inizio tipo che faceva proprio la scultura, visto aereo, donne, sai, no? Invece adesso vedo che sono veramente bravi, ecco un po', mi sa che fanno la barba ai maschietti. Invece noi le nostre cose. Voglio dire, oggi. No. Ma altre due che sono amiche e tutto, e ci parliamo.
No, mettiamo i quattro. No, sono bravi. Ci fanno anche concorrenza. Perché hanno più pazienza, più metodica e più inventiva di noi. Noi siamo diventati pigri. Hanno veramente molta più, anche più potenza nell'andare a ricercare i particolari. Alcune volte fanno anche invidia. Alcune volte no, ma alcune volte sì. Le donne sono sempre un piacere. Non si può dire in col diverso, perché uno poi ne porta le conseguenze a casa. Quindi siamo molto, molto... Poi sono bravi, no? Se parte tutto sono bravi. Ci spostiamo alla fiera. Siamo in via Edouard Robert. Se volete vi accompagno al mio banco. Eccoci qua, banco 518, sono Anni Roveia, faccio scultura su legno e diverse essenze, dal noce al cirmolo al tiglio, e come soggetti, oltre a soggetti rurali un po' più diciamo tipici, mi piace scolpire tatà, volpi, bambini con aquiloni, cose un po' più poetiche, infantili nel senso per bambini, essendo illustratrice per bambini la mia deformazione professionale mi fa andare in queste direzioni. Poi ci sono anche dei simpatici uccellini tutti colorati, semplicemente un ricordo per la fiera, così porta fortuna, dicono che porti una fortuna e ogni anno qualcuno viene a prendermi con me, porto bonheur. Cucito fa portaciucci, bavagli, sì. scarpine, esatto, scaldacollo, buff, esattamente. Grazie. Benissimo, noi non guardiamo spese. Mi chiamo Alessia Baiardi e da una decina d'anni espongo alla fiera, prima con le scuole e adesso da sola. Più che altro faccio scultura, ho fatto qualcosa di intaglio, però adesso mi dedico di più alla scultura perché diciamo mi piace più, di più. E faccio piccoli oggetti anche per avere dei ricordini da vendere che vedo che piacciono molto alle persone, e quindi magneti, piccoli tatà, e utilizzo appunto essenze locali, per cui noce, e tiglio, acero se capita, e cirmolo se trovo qualcosa, perché mi piace molto come essenza legnosa. Mio marito ha incominciato nell'81 a fare le casette in pietra e poi adesso purtroppo non c'è più, c'è il figlio, mio nipote che ha 12 anni e qui sono io che faccio le chiodi. Ho 14 anni in pratica che a me piace e mi disegnerebbe fare questo lavoro. La fiera sta diventando quasi tutta femminile.
ormai ci sono tante donne che si cimentano in questo hobby, che poi sta diventando quasi come un mestiere, perché a forza di passare ore negli studi, nei nostri magazzini, cosa, sta diventando delle ore. Le donne vedo che si danno molto da fare. Non è la prima volta che vengo alla Fiera di Sant'Orso e sono qua in compagnia del mio compagno, lui che è al banco, e in realtà quest'anno anche io sono espositrice, ma qua sono in un'altra via, si sono sotto i portici e faccio i cestini, i vannarini. Faccio delle cosine con i fiori di legno, dei cuoricini che piacciono sempre a tutti, taglieri, delle calamitine, e che Dio ce la mandi buona, speriamo che arrivi un po' di gente. Io abito a Donnas, espongo alla Fiera di Donnas da parecchi anni, però sono qui ad Aosta solo da 2 anni. Rispetto giustamente per la scultura innanzitutto e poi anche per le donne, perché stanno facendo dei lavori molto molto belli anche loro, giustamente. Non è per aumentare né per abbassare la fattezza né di uno né dell'altro, ma mi sto dicendo che ci stanno eguagliando, forse sorpassando, senza forza. Le donne stanno migliorando tanto, anzi, ci sono donne che veramente stanno facendo dei capolavori. E io, da canto mio, su certi bassorilievi collaboro con la mia dolce metà, perché io non sono capace a disegnare, e i pezzi più fumettosi me li disegna lei. E quindi il colore lo mette lei, perché comunque, per quel che si dica, hanno tutto un altro gusto, hanno un altro savoir-faire, soprattutto sul colore e sulla morbidezza delle forme, che forse noi uomini non abbiamo. Io reputo che questo distinguo sia almeno datato, perché avrei esempi da proporre, da citare, di pittrici del 500, 600, 400 bravissime, del 900 poi eccezionali. Quindi questo distinguo è almeno fuorviante e obsoleto. Le scultrici valgono almeno quanto gli scultori e viceversa. Non esiste un confine stabilito e sancito dal sesso. No? Non siete di questo avviso? Allora venite com'è che vi faccio un quesito al quale dovete rispondere. Il lupo e l'orsa. Ma dov'è l'orsa? Dov'è l'orsa? Cercatela l'orsa. Il lupo è un predatore, ma in questo caso
non preda l'orsa, perché l'orsa è una costellazione. La fiera da ormai 14 anni e secondo me le donne hanno dato un bel valore aggiunto alla fiera. Ce ne fossero di più sarebbe ottimo. Penso che anche chi lavora il legno anche nel campo femminile si sta sviluppando molto bene e ci sono delle persone veramente brave e quindi sicuramente si deve ampliare, è una bella cosa. Complemento di arredo, cioè arredo non vento già la fiera, c'è niente da fare, perché tutti sti maschi buzzuri, invece la donna porta allegria, guardala qua, guardala qua, che donna! Le donne nell'artigianato ben vengano, secondo me sono, le donne hanno un occhio particolare su certi aspetti che noi artigiani uomini non abbiamo, e quindi hanno un occhio molto acuto e vanno a vedere le cose molto in particolari.